Incontro in sala giunta questa mattina tra il sindaco Gaetano Manfredi ed il presidente del Rotary internazionale Gordon McKinley, in visita a Napoli in questi giorni per una serie di appuntamenti promossi dal governatore del Rotary distretto 2101 della Campania, Ugo Oliviero. L'incontro in comune è stata occasione per illustrare i principali progetti del Rotary, rete mondiale impegnata a sostegno dei più deboli, e le iniziative che l'associazione sta portando avanti sui temi del disagio sociale e psichico. La salute mentale, pensiamo che non sia soltanto un problema che il Rotary deve affrontare, ma che tutto il mondo intero deve affrontare. Dopo la crisi del Covid abbiamo visto le sue conseguenze, anche a causa del tabù che questa condizione porta. Un'altra delle cose di cui ci occuperemo e vorremmo parlare con il sindaco è la nostra battaglia pluritrentennale contro la polio, quella che si chiama Polio Plus, e che, in cui il Rotary si è coinvolto per tutti questi anni, portando quasi alla fine una malattia, la seconda malattia nella storia dell'umanità. Abbiamo istituito un osservatorio per la diagnosi del disagio psichico, un osservatorio nell'ambito attraverso il quale andremo nelle scuole a somministrare dei questionari per verificare qual è la reale incidenza e prevalenza del disagio psichico nelle scuole dopo il Covid, ed è un'iniziativa che verrà diffusa in tutta Italia. Il Rotary a Napoli da sempre e negli ultimi anni anche molto accelerato in questa direzione, dà un contributo nelle sue attività di servizio molto significativo per le attività sociali. I grandi bisogni che ci sono nella società contemporanea richiedono una grande compartecipazione tra il pubblico, il privato. Il ruolo del Rotary è un ruolo molto importante e molto efficace.